se bestemmi non vai all'inferno. Buongiorno a tutti, eccomi qui per voi, utenti di YouTube. Oggi ho intenzione di rappresentarvi in una maniera molto cristallina, ma anche molto ironica e iconica, nonché maccheronica, perché parlerò in modo molto semplice, dunque spartano, un concetto che a mio avviso deve essere tassativamente rappresentato. Di che si tratta? Si tratta del fatto che, di fatto, ci sono diversi personaggi molto credenti, quindi azzardo a dire bigotti, no? Che addirittura non bestemmiano, e non so come facciano, per paura di andare a finire direttamente all'inferno. Cioè, quando loro moriranno un giorno, no? Magari anche tra 20, 30, 50 anni di tempo, questi tizi, non è mattina, il video è caricato di mattina, ma è pomeriggio tardo, quindi state tranquilli, sono 6 mesi che non bevo birra du demon, ok? E oggi sono tornato a berla, per una volta, ogni tanto si può fare, non sempre chiaramente, anche perché costa molto. Allora, dicevo, ci sono questi personaggi, no? Che io definisco bigotti, ma bigotti a livelli da record, i quali, ripeto, che pensano che dire bestemmie, quindi pronunciare una o più bestemmie, porfo Dio, possa creare in loro un peccato o dei peccati e possano finire, quando moriranno un giorno, direttamente all'inferno. Va bene? Per esempio, il fido Porfo a 90, che saluto, ciao Porfo, il buon Porfo a 90, che saluto, ciao Porfo, cosa fa? Non bestemmia, e non ha mai bestemmiato in vita sua. Ragazzo lodevole, ragazzo meraviglioso, no? Ragazzo straordinario, mi permetto di dire. Va bene? Però forse Porfo non sa che tanto quando noi moriremo, con ogni probabilità, non c'è nulla dall'altra parte. Quindi il nostro corpo verrà messo dentro ad una bara, dentro ad una cassa da morto, e poi o tumulato, quindi messo in un loculo, o cremato, quindi bruciato, e quindi entrerà all'interno di un'urna cineraria, oppure messo sottoterra, va bene? Inumato. Ora, quindi non è che dopo andremo all'inferno. Poi vi ricordo che si tratta di parole. Io quando dico porfo Dio o porfo Iddio, Iddio porfo, porfo Iddio, porco Dio, non è che succede qualcosa dopo. Perché? Perché comunque, dopo aver pronunciato queste parole, questa frase, a me non accade nulla. Io, nel momento in cui dico queste due parole magiche, che nascono e finiscono in tempi molto brevi, ci metto 4-5 secondi per dirle, tutto finisce, non è che sto lì a dire ancora, no? E non è che c'è un Dio che viene da me, si palesa davanti a me, dinanzi ai miei occhi, e mi dice: vergognati caro Leandro, tu hai compiuto un gravissimo peccato, tu hai infatti bestemmiato e quindi te ne vai tra 40 anni, tra 50 anni, facciamo finta che sia così, magari all'inferno. Non magari per il fatto che vado all'inferno, ma magari che muoio tra 50 o 40 anni. A me andrebbe bene anche vivere fino a 88 anni, o anche a 90, mi andrebbe più che bene.
Ora, dove voglio arrivare io oggi, in questo video? Voglio arrivare a farvi capire, quindi a farvi comprendere, che dietro un'idea del genere c'è un pensiero veramente stupido, secondo me. Cioè, un pensiero del genere, no? Ho bestemmiato, bestemmio e quindi me ne vado all'inferno. Ragazzi, è un concetto veramente assurdo, ve lo posso garantire. Cioè, è un concetto che secondo me è fuori da ogni concezione logica, matematica, psicologica. Ah, non bestemmio perché tanto poi andrò all'inferno. Ma che significa, ragazzi? Io sono contrario alla bestemmia, eh. Famo a capirsi come si dice a Roma. Io sono contrario alla bestemmia e a chi bestemmia. Per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro. Però so benissimo che tanto non succederà in nulla. So benissimo che ci sono milioni, nonché miliardi di ragazzi, ma anche non ragazzi, anche uomini grandi in età anagrafica che bestemmiano. E non mi sembra che questi personaggi abbiano paura a farlo. E non mi sembra che ci siano timori, preoccupazioni o remore per il fatto che di facto costoro bestemmiano. Dov'è il problema? Dov'è la difficoltà? Dov'è il pararsi gli occhi, l'avere paura, il bloccarsi e l'interrompersi? Questo significa non poter essere liberi di esprimersi, va bene? Invece ritengo che la libertà sia un valore. Lo stesso Berlusconi, mi concede, la chiesa è il nido domestico, l'uomo è nato libero, morirà libero, sempre comunque, soltanto la morte ci porterà via, mi concede, e soprattutto soltanto quelli che non avranno un minimo di speranza nel loro futuro continueranno ad essere solo di cosetta dei poveri comunisti, va bene? E la libertà è il pilastro su cui si basa tutta la persona, ogni persona è di fatto un uomo libero, una donna libera, viva la libertà, viva la democrazia. E allora, davanti a parole del genere, non posso che applaudire il discorso di zio Silvietto, perché effettivamente aveva ragione quando era in vita, perché la libertà è tutto, non è che possiamo dire che non è così, ok? Però io penso che sia preferibile essere se stessi e nonostante quelle, chiamiamole, situazioni, no? Quei piccoli malesseri, quei piccoli malumori, cercare di essere positivi, propositivi e adocchiare e sapere e capire che dopo la morte forse non c'è nulla, con ogni probabilità non ci sarà nulla, non ci sarà niente, e quindi se ti scappa una bestemmia, por fudio, dilla, va bene? Senza avere paura di sorta. Certo, i bigotti sono convinto che rimarranno della loro idea, della loro opinione. Io non penso che un bigotto andrà ad alterare il suo punto di vista. Però spero che questo video venga visto anche da un bigotto o da una bigotta. Attenzione, essere bigotto o bigotta non è un'offesa, tranquilli. Io non sto dicendo o parlando male dei bigotti o delle bigotte. Attenzione, io sto dicendo che secondo me la cosa migliore da fare è quella di dire quello che si pensa, non risparmiarsi anche nelle bestemmie, perché magari ti capita di dirla, di farla, di emetterla, dilla, emettila, cacciala fuori, falla venire via, perché effettivamente parlando una bestemmia al giorno leva l'incazzatura di torno, punto. Quindi io legittimo la bestemmia. Sono contro, perché comunque davanti a un credente io non bestemmerò mai, però legittimo comunque chi lo fa, tutto qua. Attenzione, io ripeto, io sono una persona che bestemmia quasi niente, non sono un bestemmiatore, però conosco persone che lo fanno e dico vabbè, è una tua scelta, è una tua opinione, e vi posso garantire, ripeto, che se quello che lo fa o quella che lo fa lo fanno, effettivamente parlando lo fanno perché vogliono farlo, e vi posso garantire che non avranno un, io lo chiamo,
problema, una paura nel pensare che tanto poi andranno all'inferno, perché sicuramente, secondo me, non c'è nulla dopo. Bene, iscrivetevi, commentate, guardate te stessi, che bel giardinetto, ragazzi, vedete che giardino colorato, che comodi estetica. Iscrivetevi, commentate, ciao da Leandro, conoscitore italiano.